Viva l'Italia! L'Italia del 13 dicembre, De Gregori. Eccola, La so, eccola, la la so, sa, la sa. la so. Ma era la storia tipo il Canta e Vinci dove hai Sì, partecipato? mi hai scoperto, Facciamo 2008. fare outing a questo ragazzo, che è sempre stato bravo, ma ha uno scheletro nell'armadio. Sì. Non è interista, partiamo da questo No, presupposto. non capisco una Ma mazza di è calcio. andato al Canta e Vinci Con con Amadeus e Amadeus. Checco Zalone nel 2008, sì, E hai Italia 1. cantato con Checco Zalone? Con lui ho avuto, diciamo, Un un duetto. duetto in dialetto. Strano, perché lui, che io sappia, non No, si poi esprime. disse un paio di cose alla sua, insomma. Quindi ti abbiamo visto anche su Canta e Vinci. Guarda, ci Eri come assomigliavamo me. molto Eri come me. Quindi eri esteticamente, sì. bello come me? Assolutamente no. Hai Per fortuna è capito? cambiata la cosa, quindi. Ma non si dice, lo dico sempre. Non si dice. Viva l'Italia. Sì. Quale Italia? Però questa è la mia domanda. Il nostro ospite è un grande campione d'Italia, d'Europa e del mondo con una casacca, quella bianconera della Juventus, che ha avuto la fortuna ed il merito di imporsi in una realtà diversa che è quella scozzese e ci racconterà le differenze tra una civiltà vera e una che stenta ancora oggi ad esserlo. Viva l'Italia con, a tempi supplementari, Sergio Porrini. Ciao Benvenuto, Sergio. Sergio! Buonasera a tutti. Sergio, io ho pescato delle immagini di repertorio che fra un po' manderà la regia e che poi tu vedrai, meravigliose, con la casacca blu scura dei Glasgow di Rangers. No, è Glasgow Rangers. Allora, tu hai giocato e vinto tanto con la Juve, caro Sergio, ma mi hai sempre raccontato che in Scozia è un altro pianeta. Perché? Ma dal punto di vista calcistico è logico che vivi quello che si dovrebbe vivere in tutte le altre parti del mondo, cioè vivi il calcio come uno sport. Il calcio è ancora un evento sportivo dove alla fine se una squadra perde, insomma, si riconosce anche la bravura dell'avversario. E finita la partita, insomma, amici come prima, la vita continua, non ci sono polemiche, non ci sono strascichi. Gol non gol, moviole non moviole non esistono e quindi si vive la settimana molto più tranquillamente, si vive la partita, anche quella importante ad esempio col Celtic, nel modo giusto, cioè nel modo Ma mi che racconti quella volta che sei stato quasi scortato dai tifosi al parcheggio? È una cosa che da noi è impossibile. Ma no, beh, una volta io sono andato a vedere la partita da spettatore, il derby, che insomma è abbastanza sentito perché non per quello che è il calcio, ma per quello che è l'opposizione, la contrapposizione di due religioni, no? Quella cattolica e quella Perché se non protestante. sbaglio, Sergio, i Celtic sono cattolici, mentre i Glasgow sono protestanti. Intanto ti Io vediamo segnare insieme a Marco Negri contro il Kilmarnock 4-0. sì, tutti pochi, ma dai, almeno qualcuno lo fa. Anche uno al Borussia Dortmund, che non scorderò mai, di testa dopo pochi minuti. Sì, no, dicevo, io appunto da spettatore di giocatore dei Rangers sono andato allo stadio dei Celtic a piedi, cioè ho lasciato la macchina appena fuori e poi a piedi, passando tranquillamente in mezzo ai tifosi dei Celtic senza che loro mi dicessero o facessero niente, e quindi questo è quello che appunto uno prova in quelle situazioni, capisce insomma che la partita di calcio è un evento sportivo e qua in Italia invece magari a volte ci si crea il problema se un tifoso o un giocatore della squadra avversaria deve passare in mezzo a dei tifosi opposti o che la pensano diversamente da te, insomma ti fai mille In problematiche. Italia si gioca un, due e tre, non si muove una foglia invece, di solito, se dovesse succedere. E poi anche, vabbè, in casa invece è normalissimo e tranquillissimo, tu la macchina la parcheggi al di fuori dello stadio, non dentro lo stadio, e quindi quando esci tu passi in mezzo a tutti i tifosi della tua squadra che ti chiedono autografi, che ti seguono, che ti fanno mille domande, ma in modo molto civile, no? E questo è quello che tu per prima cosa senti e vivi quando arrivi là, cioè questa grande passione per il gioco del calcio, che però appunto è ancora una passione senza far sì che insomma diventi isterismo oppure Sergio, ci che stai diventi violento. raccontando un film di Stanley Kubrick, sembra fantascienza Cioè, quello. bellissimo, È cioè quello che bellissimo. vorremmo noi, ma non Esatto. si può. No, però c'è da dire una cosa, che negli anni 80 con la Thatcher, eccetera, là i famosi hooligans o Sì. strap che c'erano diciamo, nelle curve degli stadi inglesi e scozzesi,
sono stati debellati con maniere forti, ma che alla fine, insomma, il governo ha preso una posizione, ha avuto ragione di quei tifosi che oggi allo stadio non si vedono più. Tra l'altro, scusa William, se ti interrompo, ma Sergio, quello che è accaduto durante la partita del Genoa l'anno scorso, con i tifosi che addirittura dicono ai calciatori ridateci la maglietta, in Scozia, patria anche di un altro grande sport che è il rugby, la maglia è una seconda pelle. Togliersi la maglia significa che quei tifosi non tengono alla loro squadra, tengono esclusivamente ad una cosa, mostrare la loro forza, cioè mostrare la loro forza, i muscoli, contro la paura di ragazzi muscolosi quanto vuoi, che piangevano a 30 anni in mezzo al campo per paura. Sì. Questo in Scozia non è possibile, perché in Scozia se lo fanno, a parte che non lo fanno perché è un popolo civilissimo, l'abbiamo visto a Bari. Sì, a Bari, sì, assolutamente. Italia, Scozia, Sergio, l'unica cosa che facevano erano le foto con la birra, basta. No, ma è vero, cioè... Perché, in Scozia li mettono in carcere seriamente, non è come da noi. Sì, io posso testimoniare di aver visto tifosi che presi e portati via dallo stadio solo perché si alzavano dalla loro seggiola e magari facevano due o tre passi sui gradini per quasi tentare, neanche arrivare, quasi tentare di arrivare vicino al campo. Ecco, non è possibile. Fantastico. Ecco, quindi venivano presi e portati via dallo stadio, solo quelli che appunto provavano a lasciare il loro posto, no? Tu ti puoi alzare, ma devi stare lì dove è la tua seggiola, se accenni un qualsiasi movimento vieni preso e portato via. Sergio, quindi, qua cadi però nella mia domanda, ora alla luce di questa evoluzione post-hooligans, secondo te c'è ancora speranza in Italia per il calcio e per il tifo? Se può fa, torniamo a Massimiliano Bruno. Se può fa. Io dico la verità, che un passo è stato fatto dalla Juventus, secondo me, aver fatto uno stadio di proprietà, senza barriere, con servizio d'ordine interno. Privato, se non sbaglio, è il primo dove la polizia vera, cioè, non è presente, non perché c'è uno steward. Sì, non è presente come in Scozia o come in Inghilterra, certo, dove sono steward. E secondo me un primo passo importante è stato fatto. E allora, secondo me, potrebbe essere un segnale positivo per dimostrare a tutte le altre società o comunque a chi gestisce il calcio in Italia o chi fa calcio in Italia che forse può diventare possibile un qualcosa del genere o un modello europeo, un modello inglese. Logico che bisogna fare molti sforzi e bisogna lavorare molto per cercare di debellare quelle azioni di ultra che sono violente e che alla fine della loro squadra secondo me interessa poco. Assolutamente, certo. Io sono convinto che neanche la seguano la partita a volte. Ma sì, no, tifosi del Genoa che fanno quei gesti o anche quando vedi altre tifoserie fare dei gesti di protesta anche facendo violenza ai propri giocatori magari nei ritiri o al campo d'allenamento perché la squadra non sta andando bene. È gente che non tiene alla squadra, secondo me, che non gliene frega niente. Il vero tifoso è quello che incita fino alla fine, come fanno di là, là fino alla fine per 90 minuti tu hai l'incitamento. Poi se a fine partita hai perso, hai dimostrato poca voglia di correre o di attaccamento alla maglia, allora l'unica cosa che fanno è fischiarti, basta. Quello è il massimo della contestazione che puoi ricevere al di fuori dell'Italia, oppure di quella realtà che ho vissuto io, che è la Scozia. Sergio, poi ricordiamo anche le lacrime, perché il Glasgow sta versando in condizioni economiche francamente disastrose. Esatto. Tanto attaccamento da parte di ex calciatori del Glasgow, come Sergio, come Rino Gattuso, questa è la dimostrazione che noi del calcio forse sappiamo un po' poco. Ci sentiamo maestri, ma c'è il 2.0 del calcio, c'è una certa evoluzione. Sergio, io come sempre ti ringrazio, per me rimani l'eroe di Trondheim e mia madre non sai quante te ne ha dette perché io la barba la feci crescere per te. Sergio, lo dico perché eri uno dei pochi calciatori con la barba e mia madre non voleva la barba. Qui non dico ruvida, se no cito la canzone degli Amici. Io sempre anche la mia non la voleva, però... Facciamolo incontrare. Grazie, Sergio, grazie come sempre. Saluto e buonasera, grazie a voi. Grazie. Ciao Sergio. Salutiamo Sergio Porrini, salutiamo Maurizio Capone, salutiamo il grande Massimiliano Bruno. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Vabbè, va. Io ti lascio così. Mi sa che tu qualche regalino me lo fai. Ringrazio tutti quanti i telespettatori di Telebari.
Grazie veramente, alla prossima settimana. Viva l'Italia! Viva quale Italia? Ma ti senti italiano tu, William? Ma italiano in che senso? Ma come in che senso? Adesso dobbiamo fare cose... Cioè, no. Io sono nato a Bergamo, dovrei essere padano. E allora sei padano? No, io ho mia madre che è campana e mio padre allora che è pugliese. Terrone. Sei doppiamente terrone. Vabbè, ha parlato adesso, scusami. Effettivamente. Cioè, non lo so, sì. Scusami. Tu, il posto più a nord dove potevi stare magari la Foggia, per dire... Ma lo sai che Bari è più a nord di Napoli, lo sapevi? Veramente? Noi siamo polentoni. Quindi, tecnicamente, noi siamo... Sì. Dovremmo... Ma tu ti senti italiano? Lo lascio a te. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. In questo bel paese pieno di poesia, troppe pretese, ma nel nostro mondo occidentale è una periferia e io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, lo sono. Grazie.